Da quando sono venuto in Italia sono successe delle gran sfighe. L'altra volta già vi ho citato alcuni morti famosi. Beh, citiamone degli altri. Amy Winehouse, per esempio, che se l'è anche un pochino andata a cercare. E poi io spezzerei di nuovo una lancia a quello dei pacemaker, di cui non ricordo il nome, però per me resterà sempre quello dei pacemaker. Beh, insomma, oggi siamo venuti qui da Orfeo Orlando, un attore importante, un attore di peso come lo abbiamo già definito. E per questo abbiamo preferito metterci la maschera. Ci mettiamo una maschera perché attraverso questa maschera possiamo lasciare immaginare a tutti coloro che ci guardano che al di là di essa non ci sia solo il volto di chi sta parlando adesso, ma ci possa essere anche il loro stesso volto, qualcuno in cui riconoscersi. E questo lo dico per leggerezza, ma in fondo lo dico anche con profonda convinzione. La maschera è importante. E di maschere ne abbiamo viste tante, ne abbiamo viste tante. Alcune stanno cadendo, alcune invece stanno emergendo. È un mondo di maschere. Per fortuna che c'erano gli gnocchi di Orfeo. Abbiamo mangiato gli gnocchi buonissimi, al ragù, fatto da lui. Ottimo. E poi ci ha spiegato come si fanno, perché tutti a fare gli gnocchi lisci, invece lui li fa tutti passati alla, cos'era, la grattugia, li passa sul retro della grattugia e praticamente così prendono tutte delle gobbettine che trattengono il sugo. E così deve essere. Lo gnocco che trattiene il sugo deve essere come il risparmiatore che trattiene il suo gruzzolo, perché ricordatevi che bisogna stare attenti, tenere i soldi da parte perché la Grecia è vicina. E di chi è la colpa? Di chi è la colpa di questa crisi? La colpa è di Arlecchino! Fatto non è perdonabile, né qui né nel regno dei cieli a cui dici di credere.